Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, è assai probabile che l'elite del World Economic Forum abbiano intenzione di far partire il loro grande reset finanziario dagli Stati Uniti, forse come predetto pochi giorni fa durante il loro raduno a Davos, come vedremo tra poco. Il crollo del dollaro è visto all'orizzonte da non pochi analisti. D'altra parte, oggi vi parlerò di un fatto che ha gettato nel panico parte della popolazione statunitense. Un fatto che deve farci riflettere sull'importanza di detenere denaro contante nelle proprie disponibilità. Cos'è successo? Molti clienti di Bank of America hanno segnalato ritardi e fondi mancanti dai loro conti, inclusi fondi da depositi e transazioni Zilli. Il sito web Down Detector, che monitora gli stati online dei siti web, ha notato che Bank of America ha iniziato a riscontrare problemi intorno all'1.40 di mercoledì 18 gennaio. Il 66% dei rapporti ricevuti dal sito web indicava che si era verificato un problema con i trasferimenti di fondi. Le persone si sono rivolte ai social media e ai media locali per condividere i messaggi ricevuti da Bank of America. Alcune delle persone interessate hanno persino segnalato saldi bancari negativi, mentre altri hanno riferito di aver avuto difficoltà a contattare il servizio clienti della banca. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram, mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby.